Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare di Coraline e la Porta Magica. Ma al contrario di come facevo già qualche anno fa, ovvero quando pubblicavo i video teoria su Coraline e effettivamente è stato il periodo in cui molti di voi mi hanno conosciuto, quello di oggi non sarà un ritorno effettivo delle teorie su Coraline, anche perché comunque qualche mese fa ho annunciato il ritorno delle teorie in generale, ma il format teoria non sarà più il format principale del canale. Ne farò una così sporadicamente e quindi ancora di più riguardo il film di Coraline, che nonostante tutto è ancora uno dei miei film preferiti in assoluto e anzi, al contrario di qualche anno fa, adesso ho letto anche il libro. Ma allora perché oggi sono in questa veste da abbottonato per parlare ancora una volta del film? Perché, per speciale ritorno delle teorie in generale, ho voluto portare il remake della primissima teoria sul film portata su questo canale. Quella in cui appunto si teorizzava sul finale del film, ovviamente parliamo solo del film, non del libro che è una cosa a parte, rivelando tutte le verità, tra virgolette, perché appunto stiamo parlando sempre di teorie. Ripeto ancora una volta, le teorie non torneranno ad essere il format principale del canale, soprattutto quelle di Coraline. Anche perché andando indietro nei video scoprirete che all'inizio sembrava un canale principalmente dedicato solo a Coraline, sembrava veramente il pensiero di Cori, una cosa del genere. Ma direi di non perderci in chiacchiere, magari come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, i link sono nella descrizione, lì vi tengo aggiornati su qualsiasi cosa. C'è anche il link del secondo canale dove ci sono diverse prove per questa intro di questo video, anzi adesso posso levarli. Non ci vedo più. Sul secondo canale trovate un po' i bloopers e i video secondari appunto. Ma adesso passiamo al video. Ovviamente premetto che tutto quello che verrà detto in questo video è solo frutto di una teoria dei fan a cui ho aggiunto qualcosa con il tempo e con gli innumerevoli rewatch di Coraline, più solo di recente la lettura del libro da cui è tratto. Il tema centrale del film è sempre quello. Coraline non si è affatto salvata a fine film. Dopo essere entrata la prima volta nell'altro mondo non è più uscita. Cosa che succede esplicitamente nel libro. Tra le pagine Coraline attraversa la porta e rimane nell'altro mondo fino alla scoperta che l'altra madre vuole cucirle i bottoni, per poi scoprire che i suoi veri genitori non ci sono più e tornare poi nell'altro mondo per sconfiggere la strega. Nel libro ci sono solo queste visite all'altro mondo, ma questa è una teoria sul film. Mi raccomando, separate i due prodotti perché sono due cose totalmente diverse. Secondo questa teoria, Coraline, almeno quella del film, entra per davvero e non esce mai più. Tutto quello che vediamo dopo il primo attraversamento della porta è ambientato nell'altro mondo. Infatti abbiamo avuto modo di vedere che l'altra madre, la Beldam, ha un potere enorme. Non solo ha creato questa dimensione parallela, ma è anche mutaforma, e non solo con i bottoni. Il vero obiettivo della strega non è quello di cucirle i bottoni sugli occhi, ma quello di far credere a lei, come magari a tutti gli altri bambini vittima, di averla sconfitta. Se ci pensate, dopo l'entrata nell'altro mondo, Coraline crede di uscirne solo andando a dormire, e la qualsiasi minima cosa di quello che crede il mondo reale le fa venir voglia di restare con l'altra famiglia. Ricordate che, se negate qualcosa ad un bambino, anche indirettamente quel bambino non vedrà l'ora di fare ciò che gli è stato negato. L'altra madre per tutto il tempo utilizza la psicologia dell'inverso, invogliando in tutti i modi Coraline a tornare più volte dall'altra parte per far mettere in atto il piano alla strega. Piano, che ripeto, secondo la teoria, non è quello di mettere i bottoni sugli occhi al bambino di turno, ma essere sconfitta da questo, o questa nel caso di Coraline, per sostanzialmente nutrirsi della sua energia vitale all'infinito. Anche all'interno dei due prodotti, sia film che libro, viene detto velatamente che la strega si cibi della gioia dei bambini. Quindi perché voler cucire i bottoni? Molto meglio far credere a queste di aver passato tutto, vivendo adesso nel proprio effettivo paradiso personale. Per Coraline, in questo caso, la festa in giardino con tutti i vicini, ma soprattutto i suoi genitori. Genitori che tutto un tratto sul finale cambiano atteggiamento con la figlia. Sembra tutto molto strano. Beh, perché secondo questa teoria, loro, come tutti i vicini, come i tre bambini fantasma, come Wybie e anche il gatto, sono solo dei fantocci della Beldam, l'altra madre. I due genitori servono all'inizio a far capire a Coraline che il mondo reale non fa per lei, non riceve chissà quanto amore e quindi le viene voglia di switchare tra i mondi. Mentre alla fine servono a mantenere felice la nostra Coraline attraverso l'amore e soprattutto, elemento importantissimo, la festa in giardino, che è un desiderio ultimo di Coraline fin dall'inizio del film. Anche i vicini sembrano collaborare tra loro all'inizio. Negano indirettamente una seconda entrata nell'altro mondo, ed anzi, c'è anche chi sembra aiutare Coraline con la pietra verde con il buco, regalata da Spink e Forceball. Ripeto, la negazione per i bambini è solo un elemento che invoglia, la cosa opposta. Ed infatti, avviene ciò.
Anche i bambini fantasma sono solo frutto della Beldam. Se ci pensate, perché buttare Coraline in quello specchio? L'altra madre dovrebbe pur sapere che è abitato da questi fantomatici spiriti. Bene, questa è un'effettiva mia aggiunta al tutto. I tre fantasmi in realtà svelano dettagli importanti a Coraline, ma sono delle marionette dell'altra madre. Anche loro servono solo a far credere sempre di più alla bambina di aver sconfitto la megera. Possibilmente al loro tempo quei bambini non si sono realmente fatti cucire i bottoni, ma hanno creduto di aver sconfitto la Beldam, entrando anche loro in un'ulteriore dimensione, un limbo, o meglio, come già detto, un paradiso personale. Ed ora l'altra madre utilizza delle proiezioni di questi bambini per Coraline. Immaginate questo scenario. Quinto bambino, vittima della Beldam, incontra i bambini fantasma che stavolta sono quattro, perché ora c'è anche Coraline con i bottoni, non perché se li sia fatti cucire realmente, ma perché è stata comunque piegata al piano di Beldam, quello di pensare di aver sconfitto la strega. E infine anche Wybie e il gatto potrebbero essere creature dell'altra madre, intanto Wybie è un personaggio originale del film, nel libro non esiste, ma in ogni caso anche loro servono d'aiuto a Coraline. Mentre il gatto sembra aiutare per tutto il film Coraline e sul finale nell'altro mondo è anche l'arma del delitto, Wybie o Wyborn è il Deus Ex Machina nel mondo reale, per niente reale naturalmente. Quindi sul finale Coraline crede di aver sconfitto Beldam, crede che sia morta senza di lei, ma la teoria dice che noi negli ultimi minuti stiamo solo vedendo un'altra dimensione, a parte da quella reale e quella incriminata oltre la porticina. Una dimensione appendice nell'altro mondo da qualche parte, diversa per ogni bambino, ma probabilmente uguale ogni giorno, un loop all'insaputa della vittima. Loop che in questo caso rende Coraline felice e che rende la megera sempre più potente. Noi non vediamo più di un giorno dopo la finta morte di Beldam, quindi non sappiamo cosa succeda dopo. Per questo ho immaginato un loop infinito di questa gioiosa festa in giardino. Giardino che con una ripresa dall'alto rivela appunto proprio il volto della megera trasformata. Una prova più forte di questa è difficile trovarla. Negli ultimi secondi inoltre il gatto passa dietro al cartello del Pink Palace scomparendo. Questa non è affatto una cosa nuova, è un'abilità del gatto che abbiamo già visto nel film, ma solo nell'altro mondo, non nella realtà. Sarà per caso un'altra prova? Tra l'altro mi ha sempre inquietato questo connubio di immagini, il giardino Beldam e il gatto che guarda in camera. Sembrava trasudare proprio un bel no, non è finita, in caps lock. In ogni caso potremmo pensare ad una seconda versione di questa teoria che amplia il pericolo. Infatti, nonostante non ci venga fatto vedere completamente come sul finale, il giardino sembra avere la forma di Beldam anche ad inizio film. Quindi non è una cosa che compare solo dopo, ha sempre avuto questa forma. Ciò di certo potrebbe smentire la teoria portata finora, ma non stiamo mica parlando di un giardino a forma di cane o di gelato, c'è il volto di un mostro ben definito. E se appunto, ampliando un po' il tutto, in realtà la vera altra dimensione oltre a quella del film sia proprio l'intero Pink Palace da sempre? Entrando in quella casa si entra subito nella trappola della megera, non c'è via di scampo. Tutti, eccetto la famiglia nuova appena trasferita, sono marionette guidate dalla strega, tutti servono a far sopravvivere la strega. Persino nonna Lovat, che potrebbe giocare uno dei ruoli più importanti, ovvero quello di posizionare la bambola, altro elemento che nel libro non è presente, e magari la signora potrebbe avere un vero e proprio accordo con la strega, facendo parte della famiglia di una delle vittime, sempre se ciò che è stato raccontato fa parte della verità. Ogni tot tempo la signora Lovat potrebbe portare delle vittime sacrificabili appunto a Beldam, non so, per mantenere in vita sia la strega che la casa, non saprei. Comunque, Coraline è un film che nasconde migliaia di elementi strani su cui si può teorizzare la qualunque. Davvero tantissime teorie, una diversa dall'altra anche su un solo elemento. Ovviamente, in quanto uno dei miei film preferiti, infatti sta nella top 3, nonostante questa teoria e anche tutte le altre pubblicate in passato, l'unica interpretazione che seguo è quella che si vede nel film, anche se ripeto che l'ultima scena è una delle più inquietanti che fa pensare. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questa teoria e soprattutto, se avete altre teorie, scrivetele anche nei commenti. Io, come ho detto a inizio video, durante la ripresa con i bottoni, non so se farò altri video su Coraline, soprattutto video teoria su Coraline. Questo era solo un remake del primissimo video con delle aggiunte, tantissime aggiunte in realtà, tralasciando la qualità ovviamente migliorata. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, il link di Pampling, il codice è sempre quello, il pensiero 4 per avere un paio di calze e supportare il mio lavoro,
E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!